Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo Ryanair. Vi preghiamo di prestare la massima attenzione mentre vi indichiamo alcune misure e dotazioni di sicurezza a bordo di questo aereo Boeing 737-800. Vi invitiamo a rimuovere gli auricolari durante la dimostrazione visuale di sicurezza. Vi sono 8 uscite d'emergenza, ciascuna di esse è indicata da un apposito segnale rosso Exit. Il percorso segnaletico contrassegnato lungo il corridoio della cabina si illuminerà al buio guidandovi in caso di emergenza verso l'uscita più vicina. Vi sono 4 uscite principali, 2 nella parte anteriore dell'aereo, una a sinistra e una a destra, e 2 uscite nella parte posteriore, una a sinistra e una a destra. Vi sono 4 uscite d'emergenza al centro della cabina in corrispondenza delle ali, 2 a sinistra e 2 a destra. Vi preghiamo di individuare l'uscita più vicina che potrebbe trovarsi anche dietro di voi. Per allacciare la cintura di sicurezza, inserite la parte metallica nella fibbia e tirate l'estremità per regolarla. Per slacciare la cintura, sollevate la parte superiore della fibbia. In caso di un'improvvisa perdita di pressione nella cabina, le maschere individuali per l'ossigeno saranno disponibili automaticamente dal pannello sopra di voi. In questa evenienza rimanete seduti e tirate con forza la maschera per attivare il flusso d'ossigeno. Sistemate la maschera coprendo il naso e la bocca e respirate normalmente. Non allarmatevi se il sacchetto non si gonfia, l'ossigeno fuoriesce comunque. Assicurate la maschera tirando un'estremità dell'elastico. Gli adulti che viaggiano con bambini dovranno indossare prima la propria maschera. Il giubbotto di salvataggio si trova nella tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra di voi. In caso di atterraggio in acqua, prendete il giubbotto e indossatelo. Allacciate la cinghia come dimostrato dagli assistenti di volo e stringetela fermamente intorno alla vita. Per gonfiare il giubbotto tirate con forza la levetta rossa. C'è un tubicino di gomma per gonfiare e sgonfiare il giubbotto e una luce per attrarre l'attenzione. Non gonfiate il giubbotto di salvataggio all'interno della cabina poiché potrebbe ostacolare la vostra uscita. Troverete ulteriori informazioni nelle istruzioni di sicurezza che si trovano di fronte o di fianco a voi. Il comandante vi invita a leggerlo attentamente prima del decollo. Prima del decollo assicuratevi che la cintura sia allacciata, il tavolino riposto, il poggiabraccio abbassato e gli oscuranti dei finestrini siano aperti. Per vostra sicurezza e comfort vi raccomandiamo di tenere le cinture allacciate durante il volo. Nel pannello sopra di voi troverete il pulsante per la chiamata, la luce di cortesia e il regolatore per l'aria. I dispositivi elettronici, quali tablet e telefoni cellulari, possono essere utilizzati durante tutte le fasi del volo, selezionando l'opzione d'uso in volo o modalità in aereo, se non diversamente indicato dagli assistenti di volo. Vi invitiamo a selezionare ora l'opzione d'uso in volo. Computer portatili e dispositivi elettronici di grandi dimensioni non possono essere utilizzati durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. Dovranno essere sistemati all'interno dei bagagli a mano e riposti sotto i sedili di fronte a voi o negli appositi vani. Vi ricordiamo che su questo aereo è vietato fumare e che i servizi igienici sono dotati di rilevatori di fumo. Signore e signori, vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi auguriamo un piacevole volo.